Salve amici, oggi è il primo episodio di una lunga serie che faremo io e Carmine, Cucina Pulcinella. Oggi inizio io da solo e che vi faccio? Vi faccio i purpette e nonna Maria, cioè mia suocera, perché a me piacciono assai come faceva mia suocera, erano buonissime. Le vedrete come le faccio, come le faceva lei. Intanto ho preparato il pane già spugnato, amulic. Poi ho messo la carne macinata, i pastre pignoli, sale, pepe e formaggio. Intanto metto il pane qui, metto le uova, due uova, lo mischio, pastre e pignoli. Passere pinoli, a me piacciono più pinoli che passeri. Poi metto il sale, il pepe, abbiamo messo anche il pepe e il formaggio. Mettiamo pure il formaggio perché il formaggio dà, diciamo, un po' di sapore in più, ovviamente. Mettiamo il formaggio e poi giriamo, io mescolo, diciamo che poi così io metto tutto, ma vi faccio vedere. Allora, abbiamo fatto le polpette e vi sono venute così adesso la ma frivole, proprio come si dice napolitanamente. Prendiamo l'olio, io metto quello di girasole per friggere. E mettiamo l'olio per friggere, ovviamente abbondante olio, che così no rop and sick. Quindi accendiamo e intanto facciamo, nel frattempo che si fa l'uovo di cavere, mettiamo a fare, perché io faccio i puppetti, faccio la salsa, cioè la salsa praticamente la salsa fatta in casa. Questo me l'ha dato la mia comare, la comare Fazzoletta a Napoli, fa i bottiglie da casa. Allora, accendo l'olio, accendiamo, ho messo l'olio, ovviamente ci metto la cipolla, un poco di cipolla, mettiamo dentro l'olio, un poco di cipolla e facciamo soffriggere. Facciamo soffriggere l'olio e intanto si sta facendo caldo l'olio per friggere le polpette. Vi faccio vedere come si preparano bene le polpette. Allora, intanto sta friggendo l'olio e le polpette si stanno friggendo, vedete? Così. Praticamente devono pappagliare, ovvio, nell'olio, altrimenti proprio non sapi niente. Intanto sto friggendo l'olio, facciamo dorare l'olio. La sarza, praticamente da bottiglie di pomodoro fatti in casa, già c'è la di basilico, perché una bella spruzza di basilico, diciamo, però questo non è il periodo, quindi per fortuna l'abbiamo nella bottiglia. Le polpette si stanno a fare. Sta dorando praticamente l'olio, perché poi è ovvio. E intanto buttiamo la bottiglia. Deve pappagliare. Vedete come è uscito il basilico? Avete visto come è uscito il basilico? Il basilico è uscito il basilico, eccolo qua, vedete? Che bello che è il basilico. Ecco, ma quindi lo facciamo cuocere un attimo, tanto quello già praticamente si deve cuocere poco, la bottiglia, diciamo, con la salsa. Un po' d'acqua giusto per dentro e poi vediamo le polpette. Intanto sto girando le polpette, le sto girando, eccole qua, e che addoro, mamma,
E cadore. Mammo Carmine. Signori, ma è un addore proprio. Mamma mia, si metto pochi sarzi fatti in casa. E purpette che adorano qua. Mamma mia. E vai, oggi facciamo a caruno che polpette che sarzi. Ma i polpette fatte come si deve, eh. Le polpette di Nonna Maria. Che Nonna Maria, io, mia suocera la chiamavo Nonna Maria. Le polpette di Nonna Maria, dove sapete, ci stanno i passeri e i pignoli. Tempi antichi, così si facevano. E io faccio così perché mi piacciono troppo assai. Aspettate. Allora, le polpette sono fritte buone, ora le prendiamo e le buttiamo nella salsa. Qua le prendiamo e le mettiamo nella salsa, vedete? Eccole qua. Praticamente le mettiamo qua dentro. Allora, da tarde, le prendiamo di qui e le mettiamo nella salsa. Facciamo questo nostro poco, queste qua devono essere belle, praticamente hanno essere belle arruscate, proprio arruscate, cioè arruscate vuol dire belle cotte, altrimenti poi eccole qua, queste qua le mettiamo, sempre queste, ecco qua, le stiamo mettendo da qua a qua. Vedete? Adesso il tocco, sapete qual è? Sapete qual è? Perché io poi quando ho fatto la salsa ho messo poco olio. Perché? Perché mo pigia, un po' che sa che tu copri e ce l'ha già staccato. Capito? Mettendo un poco di olio delle polpette dentro la salsa dà quel tocco di sapore in più. Ecco qua. Ma giusto un altro minuto e cuot. Va bene? Vedete come pappuleano? E queste sono le polpette di Nonna Maria. Come ho detto, ho messo un 600 g di carne macinata, il pane, la mollica di pane bagnata e sbriciolata, sale, pepe, passere e pinoli, ho impastato tutto, un poco di formaggio, impastato tutto. Messo nell'olio, olio bollente, metto l'olio di girasole, poi sai metto l'olio arachidi. Questo praticamente a bottiglie fatte in casa con pochi salsa spartato, con cipolline, soffriggere un po', mettere tutta la bottiglia dentro, friggere il polpetto, vedete come stanno pappuliando. E che dirvi? Per il momento io mi faccio un bello maccarone spezzato e mi butto a coppa. Alla prossima, da Pulcinella Napoletano, per il prossimo video con Carmine Ponte Trasformista. Ci sarà da divertirsi. Alla prossima!